Abbiamo come rendimento quello di 73,50 euro vinti solo nella giornata di ieri, 47,50 euro vinti domenica. Quindi abbiamo 5 sedi vincenti su 5, cosa mai successa in questa Coppa d'Africa nelle altre annate precedenti. Quindi abbiamo un bilancio, un rendimento di 121 euro dopo appena 48 ore di gioco per questa, di investimento, anzi per questa Coppa d'Africa 2022. Come appena visto, l'investimento sulla Coppa d'Africa del 2022 era iniziato molto bene, con 5 sedi vincenti su 5 e un profitto di 121 euro dopo appena 48 ore dall'inizio dello svolgimento dell'investimento. Ma il risultato finale quale sarà stato? Riuscì a vincere ancora di più o persi tutto e chiusi l'investimento in negativo? Bene, la risposta a questa domanda te la darò all'interno di questo video. Partiamo subito! Innanzitutto benvenuto o bentornato qui sul mio canale, mi chiamo Luigi e sono un Financial Betting Advisor e mi occupo di investimenti nel settore delle scommesse sportive. Devo dire che sono un pochino emozionato visto che questo è il primo video dove ti farò vedere come opero nel settore del betting online. Praticamente per quasi un mese intero ho deciso di accendere la videocamera e riprendere tutte le varie fasi del mio lavoro, che vanno da praticamente dall'analisi delle varie partite alle bollette che andrò a giocarmi sui vari bookmaker, non trascurando la gestione finanziaria. Nasce così questo format che ho chiamato Betting Vlog. Avete presente i classici vlog dove la gente si riprende per giornate intere raccontando la propria routine o praticamente tutto quello che fa durante un viaggio? Ebbene, io ho copiato questo format non per farti sapere a che ora mi alzo la mattina o come faccio colazione, ma per farti entrare nel mio mondo e farti capire come opero nel settore del betting online e creare appunto dei piani di investimenti ad hoc sulle varie competizioni nazionali ed internazionali. Tra il mese di gennaio e febbraio del 2022 si è svolta la Coppa d'Africa e adesso ti mostrerò come giorno dopo giorno sono riuscito a portare avanti questo mio investimento su questa competizione molto snobbata da vari tipster, ma che poteva regalare degli ottimi ritorni economici. Nelle diverse clip giornaliere troverai sempre il bilancio aggiornato in sovraimpressione, ad esempio si parte da 0 euro, faccio la prima giocata da 10 euro, quindi il bilancio scenderà a meno 10 euro, qualora vincessi 20 euro il bilancio da meno 10 salirà a più 10 euro e così via. Sul mio profilo Instagram potrai trovare una storia in evidenza dove ho raccolto tutte le varie stories che praticamente raccontano il mio investimento per questa Coppa d'Africa con i vari bilanci sempre aggiornati giorno dopo giorno. Ho suddiviso questo video in diversi capitoli che potrai consultare singolarmente andando a cercare la categoria del timestamp qui sotto in descrizione o cliccando sulla barra di avanzamento del video. Se questo genere di video ti potrebbe interessare, fammelo sapere con un commento, iscriviti al canale e attiva anche la campanella per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi contenuti video che caricherò da oggi in avanti. E a me non mi resta altro che augurarti buona visione. Oggi è domenica 9 gennaio ed inizia la Coppa d'Africa 2022, quindi, come detto nel video pubblicato qualche settimana fa, andrò ad effettuare i miei primi movimenti di questo mio investimento su questa competizione. Quindi, una volta fatto il login su Eurobet, che oggi è il mio bookmaker di riferimento, vado a selezionare la prima gara della competizione, che è Camerun Burkina Faso. Andrò a giocarmi l'1 con l'X con handicap con un gol di scarto, quindi la vittoria dei padroni di casa, in questo caso il paese ospitante Camerun, contro il Burkina Faso con un gol di scarto. Quindi vado sulla categoria un X2 handicap, la quota è 3,25 e andrò a puntarci ben 10 euro, quindi inizierò la prima progressione con 10 euro. Vado a confermare la mia bolletta, quindi scommetti ora, possibile vincere 32,50, quindi guadagno netto 22,50 euro, la prima scommessa confermata. Poi sulla seconda gara aspetterò l'esito della prima gara, quindi se dovesse il Camerun farmi vincere questa prima bolletta ricomincerò a puntare 10 euro, ma se dovesse farmi perdere la bolletta che ho appena giocato andrò a puntare 14 euro sulla seconda gara, che come puoi vedere è Capo Verde Etiopia con il Capo Verde favorito a 3,45. Quindi qui non andrò a puntare 10 euro, ma andrò a puntare 14 euro per recuperare i primi 10 euro persi eventualmente e magari inizierò un'altra progressione iniziando con altri 10 euro, quindi 10 più 14 fa 24 euro. Però l'importante è aspettare l'esito della prima gara. Quindi per me il Camerun può vincere, staremo a vedere, e quindi poi mi andrò a muovere di conseguenza su quest'altra seconda gara. Oggi è lunedì 10 gennaio, quindi è tempo di primi bilanci dopo le prime due gare di Coppa d'Africa. La partenza, meglio di così, non poteva esserci, con i primi due successi su due. Quindi abbiamo avuto un Camerun-Burkina Faso, finita 2-1, quindi gara in rimonta, vinta dai padroni di casa del Camerun, e poi Capo Verde che ha battuto 1-0 l'Etiopia. Quindi ho puntato 10 euro sulla prima e 10 euro sulla seconda, quindi puntati totali 20 euro, vinti 67,50 per un bilancio in attivo di 47,50 euro. Detto ciò, per oggi ci sono ben 4 gare, quindi andiamo a vedere quali sono. FIFA Coppa d'Africa,
ci sono Senegal, Zimbabwe, Guinea, Malawi, Marocco, Ghana e Comore, Isole Comore contro Gabon. Quindi, visto che queste due gare giocano in contemporanea, Marocco, Ghana per me è una gara da pari giochi, quindi non mi andrò a giocare l'handicap X, mi andrò a giocare la vittoria con un gol di misura del Senegal, della Guinea e del Gabon. Quindi ricominciamo la progressione con i 10 euro di iniziale, quindi andiamo su categoria 1x2 handicap, seleziono Senegal, vittoria con un gol di scarto, anche se per me questa può finire anche con due gol di scarto, ma purtroppo non lo so, quindi devo fare praticamente la prima puntata di 10 euro, quindi ricomincio la progressione e come detto nell'altro video, intanto confermiamo la puntata, perfetto, anche questa è fatta, come detto nel video comunque pubblicato la volta scorsa, inizio a puntare la prima giocata, se perdo aumento la progressione e via via discorrendo. Quindi queste prime tre puntate per oggi e poi domani a seconda di queste tre giocate andrò a farmi i pronostici di conseguenza. Altro breve aggiornamento per questo lunedì 10 gennaio di Coppa d'Africa, a parte se mi hai tutto così acchittato, pettinato con la camicetta carina è perché ho girato il video sulla Serie A, quindi se ancora non hai visto nessun video sulla Serie A ti lascio il link alla playlist con tutti gli altri video e con l'ultimo che ho caricato appunto per questo fine settimana che parlerà di Serie A, dove offro i migliori pronostici in singola e multipla e il migliore modo di investire su questi pronostici del nostro campionato nazionale. Detto ciò, in Africa sta succedendo di tutto, nel senso cioè 5 gare con 5 esiti handicap X al referto, quindi il Camerun favorito che ha vinto ieri, il Capo Verde anche qui 1-0 e oggi 3-1-0 col Mané che ha fatto il rigore, che ha segnato il rigore al 96esimo e ha vinto appunto con il suo Senegal, la Guinea col Malawi e il Marocco col Ghana doppio 1-0, quindi 4 esiti consigliati, 4 successi, io vado avanti e vediamo un po' che succede, quindi vado sul mio eurobet.it, ho fatto il login, la vincita è stata accreditata, quindi mi vado a puntare su quest'ultimo incontro di oggi col Gabon, vediamo un po' contro le isole Comore che fanno, Comore come dir si voglia, dove cade l'accento, quindi mi vado a puntare su 3,70 volte la posta i miei 10 euro, visto che uno vince sempre, ricominciamo con la puntata minima della progressione, 10 euro, vince la potenziale 37, scommettiamo, anche questa confermata, vediamo un po' domani se anche questa partita finisce con un gol di scarto, staremo veramente a vedere. Martedì 6 gennaio, siamo alla terza giornata di gare di Coppa d'Africa 2022, sono state giocate 6 gare, tutte e 6 terminate col successo della squadra favorita con un gol di scarto. Infatti abbiamo il Camerun 2-1, Capo Verde già detto prima e alla fine l'ultima gara giocata ieri sera, Isole Comore contro Gabon 0-1. Quindi abbiamo come rendimento quello di 73,50 euro vinti solo nella giornata di ieri, 47,50 euro vinti domenica. Oggi non andrò a giocare nessuna gara perché te lo farò vedere tra poco, quindi abbiamo 5 esiti vincenti su 5, cosa mai successa in questa Coppa d'Africa nelle altre annate precedenti, quindi abbiamo un bilancio, un rendimento di 121 euro dopo appena 48 ore di gioco per questa, di investimento anzi per questa Coppa d'Africa 2022. Quindi andando sul nostro bookmaker, oggi non giocherò niente perché troppi esiti handicap X tutti attaccati mi sembra strano, poi può darsi che ci sarà qualche periodo di sosta di questi esiti, quindi come puoi vedere anche dalle gare abbiamo l'Algeria favoritissima nei 10, quindi non andrò a giocare qui. Questi altri due incontri sono molto equilibrati, quindi per me l'handicap X non uscirà, ma uscirà veramente anche un pareggio, perché comunque ci potrebbe stare il primo X in questa Coppa d'Africa. Poi le gare di domani, mercoledì 12, anche qui molto equilibrate, e una strafavorita che è la Costa d'Avorio, quindi anche qui non andrò a fare nessun investimento, nessun movimento, e forse mi concentrerò sulla gara di giovedì sera tra Capo Verde e Burkina Faso con il 2-2,15 e l'esito handicap X che arriverà, se la quota non cambia, a 3,60, veramente una buona quota. Ricomincerò con i miei 10 euro per vincere 36, quindi 26 euro netti. Però, come ho detto, oggi e domani farò una giornata, anzi due giornate di riposo. Oggi giovedì 13 gennaio è tempo di tornare ad investire sulla Coppa d'Africa del 2022, quindi andrò a giocarmi l'esito handicap X, quindi vittoria con un gol di scarto del match Camerun-Etiopia. Però nel match di ieri praticamente ci sono stati tutti under 1,5, quindi pochissimi gol con la Costa d'Avorio, che praticamente era partita quota molto bassa, 1,22, non me la sono giocata perché pensavo potesse fare magari un 2-0 e quindi non è stato così. E ha vinto con un gol di scarto, quindi ennesimo successo di misura della squadra favorita, ma io non l'ho giocato, quindi purtroppo ho perso quest'altra opportunità di portare qualche altro soldino a casa. Resta il fatto che è una competizione veramente con pochissimi gol, quindi per me ci saranno altri match con altri handicap X, quindi mi andrò a seguire sempre questo handicap fino alla fine. Quindi dopo due giorni di non investimento, di no bet, abbiamo un profitto di 121 euro a fronte di 171 euro vinti e 50 puntati, 5 esiti vincenti su 5 e speriamo di andare avanti così. Quindi per oggi mi andrò a fare sul mio eurobet.it
questa giocata, visto che il Cameron è favorito 1,25, mi andrò a giocare l'handicap X con la quota che arriva a 3,30, ricominciando sempre dall'inizio la mia progressione. Quindi vado a digitare 10 euro, vincita potenziale 33, scommetti ora. Perfetto, anche questa è fatta. Poi, se non dovesse andare a segno questa prima partita, andrò a giocarmi domani. Questa non me la gioco perché comunque il Burkina Faso è favorito, sì, ma è una gara molto equilibrata, quindi ci può stare anche un pareggio. Il Camerun invece, se vince, può comunque ipotecare il primo posto al girone e qualificarsi per la fase finale. Poi domani ci sono altre gare, altre ben 4 gare, e sabato altre 2 gare, in almeno quelle che sono quotate appena adesso su Eurobet.it. Quindi mi andrò a aspettare il Camerun Etiopia, quello che fa, e domani farò queste altre giocate, sempre per questa fase a girone di questa Coppa d'Africa. 14 gennaio, sesto giorno di investimento per quanto riguarda la nostra Coppa d'Africa 2022, dopo le gare di ieri, con il Camerun che ha vinto 4-1 contro l'Etiopia e l'ennesimo 0-1 tra Capo Verde e Burkina Faso. Oggi si disputano ben 4 gare, quindi il primo esito della progressione è stato perdente, come ho aggiornato qui il foglio Excel, quindi Camerun Etiopia 4-1 esito perdente. Oggi andrò a puntare praticamente 14 euro più 10 euro per ricominciare una seconda progressione, quindi 24 euro sulla prima gara in programma in palinsesto, quindi il rendimento comunque rimane sempre a 111 euro di positivo. Qui andiamo in eurobet.it, Senegal Guinea 1,95 il Senegal favorito, handicap X mi andrò a puntare praticamente su 3,45, la somma di 24 euro. Poi, se dovesse essere perdente, comunque andrò a puntare comunque altri 44 euro per recuperare le perdite precedentemente registrate. E poi nella terza gara, che praticamente è Gabon-Ghana, quindi andrò a giocare la vittoria del Senegal con un gol di scarto, poi quella dello Zimbabwe in trasferta, diciamo in esterna, diciamo da palinsesto gioca in trasferta, anche se comunque si giocano la Coppa si gioca in Camerun. E poi mi andrò a giocare il Ghana favorito contro il Gabon, quindi qui ci andrò a mettere 24 euro e poi a seconda dell'esito andrò a cambiare la puntata. Quindi ho cliccato, ho selezionato 24 euro, perfetto, scommetti ora, e anche questa scommessa è fatta. E poi andrò a aggiornare tutta la situazione sul gruppo Telegram. Se ancora non sei iscritto, iscriviti, unisciti al gruppo per vedere le altre prossime giocate, sempre del campione di Serie A e degli altri pronostici inerenti ai principali campionati internazionali di calcio. Sabato 15 febbraio siamo giunti alla prima settimana di svolgimento dell'investimento sulla Coppa d'Africa del 2022, con le gare di ieri che non sono andate per niente bene. Puntava molto sul Ghana che potesse vincere un gol di scarto, stava vincendo 1-0 fino all'88esimo, poi si è fatta subire il gol del pareggio e la gara si è conclusa 1-1. Quindi il bilancio dell'investimento è di un passivo di meno 31 euro, visto che ieri ho puntato 142 euro e ne ho persi tutti, visto che ci sono stati praticamente 4 esiti perdenti consecutivi, solo 3 nella giornata di ieri. Quindi per oggi andrò a puntare su un solo evento il totale di 106 euro, visto che praticamente, come puoi vedere dalla tabella delle puntate, ho fatto 4 progressioni dove praticamente sono arrivato al quinto step di investimento, al quarto, al terzo e al secondo, quindi ho 4 serie in attivo in corso dove andrò a puntare appunto 42, 30, 20 e 14 euro. Quindi il match di oggi dove andrò a puntare questi 106 euro è praticamente Egitto contro Guinea-Bissau, visto che Nigeria contro Sudan, comunque molto favorita la Nigeria con il 18, per me ci può stare un 2-0, come ieri ho visto pure il Marocco la gara 1-0 fino alla fine, poi il 2-0 c'è stato. Penso che possa fare l'Egitto una vittoria con un gol di misura, quindi vado a scommettere il mio handicap e praticamente troviamo, aspettate un attimo, allora, eccolo qui, handicap più 1, no, handicap meno 1, eccolo qui, a 3,25, perfetto. Andrò a metterci 106 euro, vincita potenziale 344,50, vado a confermare e confermiamo. Perfetto, anche questo investimento, questo solo per oggi, poi domani ci sono anche altre partite che comunque poi andrò a vedere, andrò a studiare la situazione meglio per andare a vedere le migliori puntate da effettuare sulle 4 gare di domani. Dopo la giornata di ieri, per me e per chi ha seguito i pronostici che fornivo sulla Coppa d'Africa del 2022, oggi è senza dubbio un'ottima domenica, visto che ieri l'Egitto ha vinto con un gol di scarto, quindi ha battuto la Guinea-Bissau per 1-0 con la rete di Salah. Gli ultimi minuti che comunque la Guinea aveva anche pareggiato, poi il gol è andato con il VAR e quindi il risultato è rimasto così. Quindi per quanto riguarda l'investimento,
ho puntato 106 euro e vinti 344,50 per un attivo di 238,50 euro. Quindi abbiamo un rendimento aggiornato di 207,50 euro grazie appunto alla vittoria di ieri, che mi ha fatto recuperare queste 4 perdite delle giornate precedenti e mi ha fatto conseguire un utile superiore a 80 euro. Quindi per oggi si ricomincia a puntare dai 10 euro la progressione base, eccola qua, quindi 10 euro di capitale investito sulla prima gara di oggi, che è, se ben ricordo, andiamo su eurobet.it e Gambia Mali. Quindi ho fatto il login, vado a selezionare l'handicap X, quindi vittoria con un gol di scarto a 3,15, con le quote che comunque stanno calando, perché comunque ormai hanno capito anche i bookmaker che le squadre, se vincono, vincono con un gol di scarto e non di più. Andrò a puntarci 10 euro e praticamente 31,50 euro, scommetti ora. Quindi anche per questa domenica il primo pronostico è stato fatto, poi andrò a puntare qualcosina su Tunisia-Mauritania e poi da lunedì in poi partirà praticamente la terza giornata di fase gironi, dove ci saranno molti incontri in contemporanea, quindi andrò a scegliere i migliori tra le due fasce orarie nelle quali si disputeranno appunto le varie restanti gare della fase gironi di questa Coppa d'Africa del 2022. Lunedì 17 gennaio, ennesimo aggiornamento per questa Coppa d'Africa 2022. Dopo gli esiti perdenti di ieri, con Gambia Mali terminata 1-1 e Tunisia-Mauritania 4-0, il bilancio giornaliero è di meno 34 euro, ma quello complessivo è di più 173,50 euro. Per oggi ci sono solamente due gare che giocano in contemporanea alle 17, quindi andiamo a vedere su diretta.it Burkina Faso Etiopia e Capo Verde Camerun. Praticamente il girone è praticamente vinto dal Camerun, che può avere anche un unico punto, l'unico pareggio di questa competizione fatto finora, e arrivare a 7 punti, quindi chiudere il girone in testa alla classifica. Mi preoccupa molto il Burkina Faso, che battendo l'Etiopia, ormai ultimo e fuori dai giochi, può veramente andare alla fase finale del torneo. Quindi mi andrò a giocare la vittoria del Burkina Faso con un gol di scarto. Quindi su Eurobet l'1,53, ma con handicap, quindi vittoria con un gol di scarto, la quota arriva a 3,30. Quindi la puntata è di 34 euro, perché praticamente ho due progressioni iniziate. La prima è arrivata a 20 euro di puntata e la seconda a 14, quindi saranno 34 euro di puntata che vado subito a fare. Quindi digito 34, vincita potenziale 112,20 euro, scommetto ora. Anche per questo, questa prima giornata della terza fase a girone, diciamo della terza giornata della fase a girone, è tutto. Domani ci saranno altre gare, ben 4 gare, 2 alle 17 e 2 alle 20, sul quale andrò a fare i miei investimenti. Decimo giorno di Coppa d'Africa, martedì 18 gennaio, siamo veramente agli sgoccioli, mancano solamente 3 giornate per concludersi quindi la fase a gironi, quindi la prima fase preliminare prima dei playoff, che decreteranno appunto la vincitrice di questa competizione. Quindi oggi sono ben 4 incontri: Malawi-Senegal, Zimbabwe-Guinea, Gabon-Marocco e Ghana-Comoros. Quindi per quanto riguarda il nostro investimento, altri 34 euro di perdita per un attivo di 139,50 euro, dopo che praticamente c'è stato l'1-1 tra Burkina Faso ed Etiopia di ieri. Quindi oggi punterò su due gare, Zimbabwe-Guinea e Gabon-Marocco. La prima puntata che andrò a fare sarà di 60 euro, in quanto ci sono 4 progressioni in corso, quindi anzi 3 progressioni, quindi 30 più 20 più 10, 60. Qualora dovesse essere perdente anche questo pronostico, io sul secondo, che giocherà alle 20 di sera, andrò a puntare 96 euro, quindi inizierò una nuova progressione di 10 euro e tutte le 3 iniziate prima aumenterò di uno step della progressione di gioco. Quindi se poi dovesse risultare vincente il primo, il mio investimento si concluderà, perché comunque ci sono stati 2, 4, 5, 6 sedi vincente, e comunque con il settimo sedi vincente sarebbe una media davvero ottima, che probabilmente mi darà un rendimento veramente molto buono, al di là di ogni più rosa aspettativa per questa competizione. Quindi detto ciò, vado a fare il mio investimento. Quindi su Eurobet 60 euro li ho, vado a prendere il primo match, quindi praticamente FIFA Coppa d'Africa. Eccoli qui, il match è la Guinea, perché probabilmente il Senegal è molto più avvantaggiato rispetto al Malawi, penso che possa vincere con almeno 2 gol di scarto, in un incontro comunque decisivo per il suo girone. Quindi la Guinea, a meno che non pareggi come ieri l'incontro con Scelto, penso che questo incontro possa finire magari con un gol di scarto, quindi vincente la Guinea con un gol di scarto. Quindi 1,60 la quota normale, 1x2 handicap, troviamo la quota a 3,35 euro di puntati, euro puntati 60, vincita potenziale 201, e confermiamo. Quindi anche per questa giornata di investimento è davvero tutto, aspettando l'esito appunto di questa prima gara.
Dodicesimo giorno di questa Coppa d'Africa 2022, oggi è giovedì 20 gennaio, quindi, ricapitolando il tutto, abbiamo un passivo di meno 16,50 euro. Ieri non ho fatto nessuna giocata, anche se l'Egitto comunque ha vinto 1-0, avrei potuto concludere questo mio investimento, ma così non è stato, pensavo che l'Egitto potesse vincere magari con più di un gol di scarto, quindi non è stato così. Quindi rimaniamo con i 5 esiti perdenti consecutivi, un bilancio di meno 16,50 euro. Qui andrò a puntare oggi gli ultimi due pronostici per quanto riguarda questa fase, per la fase a girone, appunto per la Handicap X. Andrò a puntare 146 euro, visto che ci sono 5 progressioni aperte, e andrò poi ad aumentare qualora dovesse essere perdente l'esito per recuperare i soldi persi con i vari esiti precedenti e ottenere un attivo finale per concludere questo investimento. Quindi vado sul mio bookmaker di riferimento, che questa volta è Betflag, e praticamente ho selezionato l'Handicap X di Costa d'Avorio e Algeria, quindi l'Algeria che vinca con un gol di scarto, perché praticamente Costa d'Avorio è prima, l'Algeria è ultima a un punto, se dovesse vincere l'incontro scavalcherebbe in testa la Costa d'Avorio e si qualificherebbe. L'Algeria che comunque è una bella rosa, quindi ancora sta ferma a un punto, solo un pareggio mi sembra strano, quindi per me potrebbero vincere la prima gara con un gol di scarto. La puntata è di 146 euro, ma non mi fa puntare, quindi dovrò fare due bollette da 100 e da 46. Quindi questa l'ho presa a 100 e poi praticamente facciamo 46, che ci sono comunque dei limiti di puntata. Non è più accettabile, riprova dopo, e praticamente io 46 euro li vado a versare su un altro bookmaker, perché non te li fa più prendere, quindi va bene così. Ok, perfetto. Praticamente non mi ha fatto girare i 46, ho aperto il conto qui su William Hill, ho fatto l'accesso al mio account e ho selezionato appunto l'Handicap X. Ci andrò a puntare i restanti 46, quindi 100 euro su Betflag e 46 su William Hill, vediamo se me la prende. Perfetto, presa. Quindi praticamente Costa d'Avorio con più un gol, se l'Algeria vince con un gol di scarto, 1-1 fa 0, quindi pareggio 0-0, Handicap X 3,75. Per la seconda gara vediamo un po' il da farsi aspettando l'esito di questa Costa d'Avorio-Algeria. Sono le 13 di domenica 23 gennaio ed è tempo di aggiornamento per quanto riguarda l'investimento sulla nostra Coppa d'Africa. E purtroppo l'investimento è andato male, con un passivo di meno 372,50 euro a fronte degli ultimi due esiti perdenti ottenuti nell'ultima giornata di investimento, con Costa d'Avorio-Algeria terminata 3-1 e Gambia-Tunisia conclusasi 1-0. Quindi rendimento di meno 372,50, 888 euro puntati, 515,50 vinti. Quindi detto questo...